Buongiorno a tutte e a tutti. Vorrei intanto aprire il mio intervento con un momento di solidarietà e anche di cordoglio per l'incidente mortale che abbiamo avuto sul territorio alla cartiera Panigala di Piteglio a Pistoia. Purtroppo è l'ennesimo incidente tragico, mortale, perché quella nel mondo del lavoro è una strage continua. Purtroppo no, l'idea è che debba finire, ma i responsabili purtroppo rimangono impuniti e quindi ci ritroviamo a fare questo conto quotidiano dei morti sul lavoro. E quindi l'augurio chiaramente è che chi di dovere intervenga per migliorare sul tema della sicurezza. Poi, dicevo appunto, stiamo facendo delle assemblee in team. Il nostro segretario generale ieri ha accennato al mondo delle telecomunicazioni, al settore delle comunicazioni e al momento che sta vivendo, no? Perché purtroppo la situazione qual è? Ci troviamo di fronte a un governo che un'altra volta ha scelto il modello della frammentazione. E quindi del favorire invece che le logiche industriali, delle logiche finanziarie. E nel contesto complessivo del mondo delle telecomunicazioni c'è un soggetto che è l'ex monopolista, no? Quindi il gruppo TIM, che in un progetto in realtà costruito col precedente governo e che aveva portato a un memorandum nell'agosto del 2020, si provava appunto a ragionare in ottica di rete unica pubblica e quindi di quel soggetto pubblico di cui il nostro segretario ieri parlava, per in realtà smettere di vanificare i soldi e gli investimenti pubblici e dare una guida, no? Un campione nazionale che guidi lo sviluppo dell'infrastruttura digitale in questo paese e superando anche il digital divide che ci mette e ci vede agli ultimi posti in Europa e ci vede agli ultimi posti in Europa per l'appunto le politiche che negli ultimi 20 anni sono state applicate in questo settore, no? E nel PNRR, nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, scrivono, no, che bisogna imparare dagli errori del passato. Poi si gira la pagina o si girano le pagine e si ritrovano esattamente quegli stessi errori, no? E quindi si ritrova l'idea di distribuire soldi pubblici a tanti soggetti privati, a tanti singoli privati, affidando a ciascuno di quei singoli soggetti privati la costruzione di un pezzetto di infrastruttura, del proprio pezzetto di infrastruttura. Questo a che cosa porta? Sta portando ovviamente in team a un progetto con un nuovo amministratore delegato, no? Noi abbiamo cambiato amministratori delegati come si cambiano, no? Le scarpe, i calzini tutti i giorni. Il nuovo amministratore neoeletto, amministratore delegato, va nella direzione, sembrerebbe andare nella direzione dello scorporo dell'infrastruttura di rete, quindi della rete di TIM dal resto dell'azienda e del gruppo. E guardate che questo vuol dire banalmente spezzatino, no? Vuol dire andare verso una frammentazione all'interno del gruppo TIM che è segnerebbe la definitiva morte, no? Dell'ex monopolista, il definitivo declino, la pugnalata definitiva all'ex monopolista, invece di andare nella direzione che era quella del memorandum, appunto, di individuazione di un campione nazionale e di valorizzazione anche di un asset strategico, perché TIM, una volta non ve lo devo ricordare io, era il quinto operatore mondiale delle telecomunicazioni, e quindi dare a questo paese un'infrastruttura no, di ultima generazione degna di questo nome, decente. Anche perché gli ultimi 2 anni di pandemia in qualche maniera dovrebbero averci insegnato quanto è importante il digitale, quanto è importante la connettività. Però in questo governo ritroviamo di nuovo, invece che no, valorizzare il diritto alla connessione, si valorizza il diritto alla concorrenza, fra l'altro sull'infrastruttura, che è una logica fuori dal mondo, no? E quindi un'altra volta vanificazione di soldi pubblici e distruzione sistematica dell'ex monopolista, che già, diciamo, dalla privatizzazione in avanti, lo sapete meglio di me, non se l'è passata benissimo. E quindi
noi andiamo verso, stiamo facendo queste assemblee perché andiamo verso una mobilitazione che in realtà crediamo debba coinvolgere tutto il settore, ma anche quei pezzi che fanno parte dell'indotto, che non sono necessariamente parte del settore delle telecomunicazioni, no? Perché chiaramente quello che succede in team, e guardate, si vede dai titoli del giornale di questi giorni, cade a cascata su tutte le aziende del settore. Ha fatto un'offerta al fondo KKR per l'acquisto del gruppo TIM, e poi un minuto dopo arriva Iliad che fa un'offerta per Vodafone, e succederà necessariamente in tutte le aziende del settore, così come succederà che tutte le aziende del settore si faranno domande su cosa fare dei propri asset. E quindi andiamo verso uno sciopero, faremo uno sciopero del gruppo TIM il 23 di febbraio, e appunto crediamo che la mobilitazione debba essere forte in tutto il settore, ma anche in tutto il mondo collegato al settore, quindi anche in tutto l'indotto. Sì, concludo per quanto riguarda i temi più strettamente organizzativi, riportando diciamo come spunto l'esperienza dell'area vasta Firenze Prato Pistoia, in termini di quando si parla di accorpamenti territoriali, no? La nostra categoria è una categoria che conta più di 30 contratti. Ecco, l'esperienza di accorpamento territoriale nell'area vasta è stata un'esperienza positiva, perché ci ha permesso in qualche maniera di superare questa frammentazione, e crediamo anche che possa essere uno spunto per lavorare al superamento anche di logiche di scavalcamento fra categorie, quindi lavorare in ottica di concertazione e di coesione, che poi alla fine sono quelle logiche che fanno bene anche e soprattutto alle lavoratrici e ai lavoratori.